Non è cambiato proprio niente dall'altro anno qui, eh? Abbiamo finito? In questo mortorio anche quell'insegna sembra una lapide. Cade a pezzi, Poli. Tutto il mondo cade a pezzi, come noi. Non dire sciocchezze. Io credo che quando hai vissuto tanto tempo in un posto, tu sei quel posto. Mi sento un palazzo. Andiamocene, dai, Robby. Questo cazzo di treno mi fa passato! Cambia canale, perché quel passato non era poi così grande! Per me lo era, invece. Ma non per me! Perché vedi tu, Rocky, tu l'hai trattata bene. Io l'ho trattata male e non ho voglia di ricordarmelo ogni anno. Comunque ti ha sempre voluto bene. Io non voglio vivere nel passato. Ma cosa fai a quest'ora qua fuori? Ti ho chiamato, ma non rispondeva nessuno. È successo qualcosa? No, no, volevo solo parlarti di persona. Vieni a casa, entriamo. No, no, è che mi interessava la tua opinione su una cosa. Certo, per quello che posso. Beh, tu lo sai che si vive una volta sola, no? L'ho sentito dire. Allora vorrei tornare a fare una cosa. Che cosa? Combattere. Ma non grandi incontri, cosette locali. Non credi di essere un po' troppo vecchio? Uno non può dire addio a quello che ama soltanto perché ha spento troppe candeline. Ti prenderanno tutti per pazzo. Non mi sembra una pazzia se ho ancora voglia di lasciarmi andare, sentirmi vivo. Perché non sei vivo? Perché senti il bisogno di provarlo, di farlo capire anche agli altri? Provare, capire. Ho smesso di preoccuparmi di quello che pensa la gente. Io voglio solo ricominciare a guardarmi in faccia. Io ci sto provando. Davvero? Bravo. Ma tu devi imparare a guardare in faccia anche la realtà. Il mondo è cambiato. Solo il modo di vestire è cambiato. Io non so che ti aspetti da me. Vorrei che i nostri problemi si fondessero, che fossimo più uniti. Vedi, papà, di situazioni come questa ne hai superate tante. Sì, lo so bene. I momenti tristi sembrano non passare mai. Soprattutto se stiamo fermi. Ehi, vieni qui. Ma io non ho nessun diritto. Di che diritti parla? Di quelli di un documento storico esposto qua vicino. Intende la carta dei diritti? Sì, non dice per caso che bisogna tendere alla felicità dell'uomo? Sì, la ricerca della felicità, ma qual è il punto? Il punto è che io vi ho fatto una richiesta che vi imbarazza, vero? Noi ci siamo pronunciati nel suo interesse. Vi ringrazio, ma mi sembra che abbiate pensato più al vostro interesse che al mio. Sì, perché quello a cui mi volete obbligare a rinunciare per la vostra tranquillità ha un prezzo troppo alto, altissimo da pagare. Con la scusa di fare il vostro lavoro, mi state impedendo di fare il mio. Se uno supera gli esami, se è idoneo ad affrontare la battaglia che lo separa dal suo obiettivo, chi può fermarlo? Sono sicuro che tra voi c'è qualcuno che non vuole lasciarsi alle spalle qualcosa di incompiuto. Ci scommetto la vita. Ma se superi tutte le prove, chi può dirti di no? Chi può dirtelo? Chi? Nessuno può dirlo. È un dovere dare ascolto a quello che sentiamo dentro. E se uno si è guadagnato il diritto ad essere quello che è, nessuno glielo toglie. Sapete, più divento vecchio e più cose devo lasciarmi alle spalle è la vita. L'unica cosa che vi chiedo di lasciare su quel tavolo è un po' di giustizia. Era un incontro competitivo. Rocky, ma perché fai questo incontro? Perché è molto meglio essere felici sacrificandosi per quello che si ama, piuttosto che essere infelici rinunciandoci. Sì, comincio ad allenarmi domani. Ah, Rocky, sto facendo qualche telefonata. Potrei fare un po' di soldi con queste iniziative, che dici? Hai fatto bene, continua pure. Grazie, Rocky. Prego. Ok. Sarai un po' nervoso, immagino. Sto morendo di paura. Però non sembra. Perché cerco di nasconderlo. E allora chi ti obbliga a farlo? Nessuno, lo faccio e basta. Sai una cosa? Vivere con te non è stato facile. La gente vede me e pensa subito a te.
e con quello che hai deciso di fare, adesso sarà ancora peggio. Vedrai, non succederà. E succede invece. Perché? Hai la tua personalità. Avere il tuo cognome è pesante. Per questo non ho trovato un lavoro decente. La prima cosa che la gente mi chiede è se sono tuo figlio. E adesso che finalmente cominciavano a dimenticarti e io iniziavo a essere considerato per quello che valgo, adesso tu rispunti fuori. Ti prego, papà, ti chiedo un grande favore. Non continuare in questa idiozia, perché finirà male non solo per te, ma soprattutto per me. Io ti farei del male? Sì, lo stai facendo. Questa è l'unica cosa al mondo che non farei. Lo so benissimo che non è questo il tuo scopo, ma purtroppo la realtà è questa. Tu dici che te ne freghi di quello che pensa la gente, ma come fanno a non infastidirti le barzellette che circolano su di te, nelle quali sto entrando anche io adesso? Io non lo sopporto! Non è giusto! Sai, Robert, una volta ti misi qui nel palmo della mano. Ti tirai su e poi dissi a tua madre: questo è il più bel bambino del mondo. Guarda, Adriana, questo bambino diventerà certamente qualcuno. E tu crescevi bello, sano, forte. Vederti crescere ogni giorno era una cosa meravigliosa. E quando è arrivato il momento per te di diventare un uomo, di affrontare il mondo, l'hai fatto. Ma qualcosa lungo il tragitto ti ha fatto cambiare. Non sei esistito più. Hai permesso al primo fesso che arrivava di farti dire che non eri bravo. Sono cresciute le difficoltà, ti sei messo alla ricerca del colpevole. E l'hai trovato in un'ombra. Ora ti dirò una cosa scontata. Guarda che il mondo non è tutto rose e fiori. È davvero un postaccio misero e sporco. E per quanto forte tu possa essere, se glielo permetti, ti mette in ginocchio e ti lascia senza niente per sempre. Né io, né tu, nessuno può colpire duro come fa la vita. Perciò, andando avanti, non è importante come colpisci. L'importante è come sai resistere ai colpi, come incassi. E se finisci al tappeto, hai la forza di rialzarti. Così sei un vincente. E se credi di essere forte, lo devi dimostrare che sei forte, perché un uomo vince solo se sa resistere. Non se ne va in giro a puntare il dito contro chi non c'entra, accusando prima questo o poi quell'altro di quanto sbaglia. I vigliacchi fanno così e tu non lo sei! Non lo sei affatto! Comunque io ti vorrò sempre bene, Robert. Non può essere altrimenti. Tu sei mio figlio, sei il mio sangue. Sei la cosa migliore che ho al mondo. Ma finché non avrai fiducia in te stesso, la tua non sarà vita. I colpi te li accompagno e ti risparmio la faccia, capito? Senza problemi. Però ti avverto, se provi a toccarmi, a colpirmi, a portare colpi che non devi portare, a sorprendermi, io ti schianto. Sai, a Las Vegas vengono tutti per perdere, io no. Per te è già finita. È finita, si dice alla fine. Bella questa cosa, è dell'80? Forse anche 70. Che fa, si raccomanda? L'hai detto a tuo figlio. Non è importante come colpisci. L'importante è come sai resistere ai colpi. E se finisci al tappeto, hai la forza di rialzarti. In piedi. Andiamo, tirate su! Rocky! 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 In piedi. Rocky! Rocky! We're free and we're running with
Might be.